Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore amatissimo, Fabio Troiano, attore al cinema, in televisione, a teatro. Fabio, ne parleremo in questa puntata perché poi mi devi dire anche quello che hai deciso di fare da grande, ma insomma io voglio ricordare alcuni film della tua carriera dopo Mezzanotte che ti ha lanciato e poi hai lavorato con Checco Zalone, grandissimo successo in televisione con Riss, e adesso sei protagonista di un film che ci racconterai tra pochissimo, che si intitola, lo voglio spiegare subito alla amiche e agli amici che ci seguono, Peripheric Love. Sei ancora a letto? Saresti un ottimo papà. Non posso. Sono incinta. Guardarla era quasi uno shock. Intanto è prodotto dalla televisione svizzera e devo dire che questo è sempre sinonimo di qualità, però lo troveremo appunto al cinema in Italia. C'è con te nel cast anche Alessio Lapice, che tra l'altro fa il ruolo di un sacerdote, c'è un regista, insomma, di quelli che si sanno fare notare, che fanno un po' la differenza, che si chiama Luca Qualpot. Insomma, un bel film, però partirei da questo. Amore periferico perché? Che cosa vuol dire? Che cos'è un amore periferico? Allora, anzitutto la parola peripheric, che non esiste, è una parola che l'ha coniata il regista, perché doveva essere il titolo provvisorio del film, Peripheric Love. Poi alla fine è piaciuto talmente tanto che si è tenuto questo titolo, nonostante la parola non esista. E periferia non è solo la periferia geografica dove vivono i nostri due protagonisti, ma è anche una periferia sociale, una periferia emotiva. Loro sono due persone che si amano, due giovani che si amano, e però vivono in una condizione sociale molto difficile. Lui fa il guardiano notturno di una fabbrica, lei lavora per i proprietari della fabbrica. Non si incontrano mai perché lui lavora di notte, lei di giorno, e lui però ha anche un altro problema, è sterile. Non può succedere, non con me. E anche se potessimo io non lo so, solo voglio un figlio. Ma guarda come viviamo. Forse tra 2 settimane perdo anche il lavoro. Tu vorresti far crescere tuo figlio così? Però lei è molto religiosa, prega tanto e insomma a un certo momento scopre di essere incinta. E quindi che succede? Un miracolo in questo film? Scusa se lo dico così, però avendolo visto. Praticamente potrebbe sembrare questa cosa, però alla fine in realtà il film parte da una storia vera, che è una coppia di amici del regista, dove c'era questo problema e a un certo punto lei rimane incinta perché può capitare questa cosa. Ma nella nostra storia lei ha timore di dirlo a lui perché ovviamente dice, ma se io glielo dico pensa che lo tradisca. Lui lo scopre per caso e succede un putiferio. Però insomma non diciamo come va a finire, però insomma loro è un amore bello forte, no? Ne parleremo nel corso di questa puntata, che cresce intorno a una cosa bella come poi la nascita di un figlio. Portami al mare. Gli occhi. La protagonista si chiama Maria e va bene, tu ti chiami Giorgio, non ti chiami Giuseppe, però nel tempo libero fai il falegname. Ma queste sono delle coincidenze di questo regista o forse qualche cosa? No, sinceramente non ci avevamo pensato bene, però Giorgio inizia con la G come Giuseppe, quindi forse... Fai pure falegname, pure, esatto. Insomma, vabbè, qualcosa c'è. Però qualcosa c'è. Quando tu parli di persone che non si incontrano perché uno lavora di giorno, uno di notte, cioè i ritmi sono questi e i soldi sono pochi, questo è un tema che riguarda tante persone in questo momento, no? Cioè ci vogliono anche delle condizioni per i figli. Assolutamente sì, che poi è uno dei punti fondamentali di Giorgio, del protagonista, che quando parla con la sua compagna, che insiste sempre col fatto dell'idea di avere un figlio, rifai di nuovo il test, proviamo, e lui dice,
ma io un figlio in queste condizioni non so se lo voglio, perché come facciamo a tirare avanti, come lo facciamo crescere? Questa condizione che purtroppo è una condizione normale, quasi normale al giorno d'oggi, purtroppo dovrebbe essere una cosa straordinaria l'idea che due persone non riescono ad andare avanti. Non è questo il problema. Certo, non è questo il problema perché il problema sono io. No. Invece sì. Ma che pensi, che l'altarino, i giocattoli cambieranno le cose? Tra poco diventi italiana e fai come tutte le altre. Perché dice così? Perché tu dici sempre la stessa cosa. Che cosa lo convince poi a dire di sì? Quindi ad aprirsi, no? Perché potrebbe anche dire, vabbè, non ci sono le condizioni, non sono sicuro, non sono... Che cos'è che lo convince? Ma in realtà è l'amore che lo convince, perché loro sono, sono follemente innamorati l'uno dell'altro. Ad un certo punto vanno alla deriva tutti e due, però poi si rincontrano perché l'amore vince su ogni cosa. E poi c'è anche Torino, no? Perché è il set di questo film, però è una città che per te è, credo, importante, è nel cuore per tante ragioni, no? Perché hai iniziato al Teatro Stabile con Ronconi, perché a Torino è stato girato Dopo Mezzanotte, il film che ti ha lanciato, di Ferrario, tra l'altro restaurato di recente. Esatto. Quindi. No, Torino è sempre nel mio cuore, e questa storia, secondo me, il posto giusto era Torino, perché Torino è una città industriale, ha una periferia che è bella come periferia, e quindi è affascinante, è molto cinematografica. E secondo me, se fosse stato girato in un'altra città, non aveva quel sapore. Gli esseri umani tentano da sempre di applicare regole matematiche alle questioni di cuore, e costantemente con scarso successo. E senti, a proposito di Dopo Mezzanotte, invece, che ricordo hai? Perché questo è un piccolo grande culto, no? Tu, Giorgio Pasotti, sì, insomma. Francesca Einaudi. Sì. È un film che ovviamente è stato il mio primo film, che mi ha lanciato nel mondo del cinema. Vado al Festival di Berlino, candidato al David di Donatello, ho detto, ma che cosa sta succedendo? Infatti non è mai più successo. Quindi è stato un'eccezione. Oddio, un po' di cose sono successe. Allora ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, perché poi parliamo, perché ti abbiamo visto anche in compagnia di Checco Zalone, se lo ricordano anche a casa. Torniamo qui tra pochissimo. Effetto Notte, c'è Fabio Troiano. Vuoi sapere un altro segreto? Va bene. C'è un bambino nella mia pancia. Allora, bentornati questa sera a Effetto Notte, c'è Fabio Troiano, ci racconta Peripheric Love. Allora, la storia di questa nascita, di questa coppia che sembrerebbe non avere assolutamente le condizioni per fare un figlio, e poi invece questo figlio arriva. Insomma, forse quando arriva un figlio è veramente, come dimostra questa storia, un qualcosa che resetta tutto, no? Che rimette in discussione tutto. Sì, assolutamente sì. Secondo me il figlio è quel valore aggiunto di cui una coppia ad un certo punto ha la necessità. Quello che succede a loro è un po' un piccolo grande miracolo. Allora, a proposito di miracolo, ce l'avevamo detto prima della pubblicità, miracolo è un po' anche quello che è successo quando hai girato Caduto dalle nubi con Checco Zalone, perché il tuo personaggio, questo personal trainer, magari un po' sopra le righe, Manolo, mi ricordo bene, sì, si chiamava Manolo, è diventato, a parte il film, grandissimo successo, poi è diventato virale sui social. Sì. Allora, come la vedi questa cosa? A distanza di un po' di tempo. No, sicuramente mi fa piacere, la trovo, non so, non me l'aspettavo, però l'idea che anche adesso, a distanza di anni, veramente di anni, ogni tanto su Instagram ci sono i meme con me che con questa cosa della burrata, è diventato un po' un piccolo cult questo film, che ovviamente Checco Zalone, Luca Medici si merita tutto quello che ha, perché è una persona straordinaria, è un genio incredibile. Con lui vi sentite ancora? Assolutamente sì, ci sentiamo quando vado. Io sono il direttore di un teatro in Puglia, Barletta, il Curci, e ogni volta che vado lì in Puglia ci sentiamo, magari andiamo a pranzo insieme. Comunque è una persona splendida.
tu hai interpretato dei ruoli importanti in Riz, Squadra Antimafia, però poi hai anche lavorato in The Voice con Raffaella Carrà, che rimane nel cuore assolutamente di tutti noi. Tra l'altro, lo sai, Raffaella ora è raccontata in una serie di Daniele Lucchetti, no? Su Disney Plus, non so se l'hai vista o no, ma insomma è un bel modo di ricordarla, Raffaella. Sei tu che hai aperto la nuova frontiera. Attenzione ancora, Tom. Chi c'è stasera? Raffaella Carrà. Allora mi mettevo davanti al televisore, lei comparve. Sempre perfetta. Per me era un supereroe. Lei non faceva, lei era. Diventa un'icona. Sono molto felice. Wonderful. La gente impazziva. E tu che ricordo hai di lei? Ma io ho un ricordo straordinario e sono molto felice di aver incontrato Raffaella. E io quando ho fatto The Voice, ovviamente non era il mio mondo, quindi vengo catapultato in questo programma il primo anno, io non sapevo neanche che cosa significasse fare il presentatore, e non lo so ancora oggi, ecco. E... però lo fai, perché lo fai anche sulla 7, programmi di viaggi, vabbè. Però... e lo fai anche bene, c'hai il tuo pubblico, comunque, vabbè, torniamo a Raffaella. A Raffaella, dopo aver fatto 6 puntate in cui quelle puntate erano registrate, è arrivato il giorno della diretta e il mio panico era a 3000, perché ovviamente Rai 2, diretta, in prima serata, collegamenti col TG, cioè proprio una cosa assurda. Ero in camerino, a un certo punto bussano, e dico, sì, sono Raffaella, oddio, apro, ho detto, che cosa avrò fatto? Chiude la porta e mi fa, senti, allora, quando inizia la diretta, qualsiasi cosa capiti, se tu sei a disagio, hai paura, sei in difficoltà, dai la parola a me e non ti preoccupare. Mi vengono ancora i brividi. È stata una persona straordinaria. Quella cosa che mi ha detto mi ha fatto scattare un meccanismo di tranquillità, perché avevo un cuscinetto, avevo un paracadute, che era Raffaella Carrà. Potresti rifare il test. Sempre con questo cazzo di test. Anche tu sei cambiata. Perché? Perché vuoi un figlio? No, perché prima io e te stavamo bene insieme e adesso questa cosa non ti basta più. Senti, allora torniamo a questo film, appunto, Peripheric Love, e i protagonisti di questo film vivono un amore proprio di quelli, diciamo, incondizionati, che non si arrendono davanti a niente, perché appunto anche rispetto a questa vita che arriva e che per loro potrebbe essere un problema, invece loro, comunque il loro amore, non diciamo come va a finire, ma insomma diciamo che veleggia bene. Allora, tu la vedi così? L'amore per te è questo? Sì, l'amore per me è questo. L'amore è... va dritto, non se ne frega di tutto e di tutti, ma perché è giusto che sia così, perché sennò non sarebbe amore. E quindi assolutamente ci credo fortemente. L'amore vince tutto, come dicevamo prima. Tra l'altro, tu sicuramente sei stato oggetto di grande invidia, perché non è un pettegolezzo gossip, ma insomma sei stato fidanzato per tanti anni con Violante Placido, sì. E ora sei felicemente fidanzato con Eleonora Petron, sì. Su Instagram gli appassionati di Instagram vi vedono veramente felici, sì. Quindi siete una bellissima coppia e avete lavorato anche insieme, no? Con Enrico Vanzina sul set, sì, sì, del film Tre Sorelle. Sì, abbiamo lavorato insieme, è stata una piccola cosa che... devo dire, Enrico è stato anche molto carino, nel senso che prima mi ha chiamato e mi ha chiesto se ero favorevole a questa cosa. L'ho trovato veramente di una correttezza incredibile. Io ovviamente ho detto di sì, perché mi piaceva l'idea di fare qualcosa con Eleonora, e quindi abbiamo fatto questa piccola cosa insieme, dove siamo marito e moglie, tra l'altro. Mi sono fidanzata. E indovinate con chi? Voglio morire! Ma dai, non sarà mica la prima volta. Ma sarebbe la prima volta che il vestito non ho voglia di togliermelo. A me piacciono le trame complicate, va bene? E comunque lì ti si litigavano in tante, no? Perché ste tre, sì, sorelle, e avevi un bel caratterino in quel... Sì, sì. Allora, salutiamo Enrico Vanzina, è stato ospite di questo programma. Dai, Enrico è una forza della natura. Enrico lo sento tuttora ed è una persona straordinaria. E il film, devo dire che quando mi ha parlato del personaggio, mi ha detto, guarda, ascolta, tu leggerai la sceneggiatura. Il personaggio è un personaggio che effettivamente è un po' difficile, perché uno che va un po', no, di pane ruvido, esattamente, un po'. Però secondo me bisogna dargli una chiave
che deve risultare, il pubblico deve comunque tifare per te. Comunque, allora, abbiamo parlato del cinema, abbiamo parlato della televisione, però mi sembra che la tua grande passione che hai nel cuore è il teatro, che poi è quello che ti ha formato, con cui hai studiato, e insomma sei stato in tournée con Giuseppe Zenon, con I Soliti Ignoti, che tra l'altro è una grandissima ed enorme scommessa, un grande omaggio anche a una pellicola del nostro cinema, e poi sei in scena con Il Dio Bambino di Gaber Luporini. Sì. Ma no, il teatro è, come si dice, il primo amore non si scorda mai. E assolutamente, mi piace il teatro, quando si apre il sipario è una botta di energia incredibile. Fare questa cosa di Gaber in questo momento mi piace anche molto, è un monologo, e la cosa più bella che mi è capitata è che un giorno in un teatrino di provincia è venuto Sandro Luporini a vedere lo spettacolo. Quando mi hanno detto che c'era Sandro Luporini, io ero molto emozionato, avevo paura, ho detto, madonna, l'ha visto con Gaber, l'hanno scritto loro, non lo faccio io, sarà un disastro. A un certo punto si apre il sipario, io inizio a recitare e vedo, non mi dicono dove è seduto Luporini, a un certo punto vedo in platea una persona anziana che ogni tanto prende il telefonino, e quando prende il telefonino, no, si riflette, quindi vedi immediatamente che c'è uno distratto. E io mentre recitavo dicevo, oddio no, ecco il Luporini, non piace lo spettacolo, si mette a guardare il telefonino, e sto tutto lo spettacolo a pensare a questa cosa. Finisce lo spettacolo, applausi, a un certo punto si alza una persona totalmente da un'altra parte, a destra, che si alza in piedi, bravo, ed era Luporini. Quindi, vabbè, meno male che l'hai portato fino alla fine, esatto, lo spettacolo, e se ti facevi distrarre. Senti, quindi hai deciso che cosa vuoi fare da grande adesso? L'abbiamo detto un po' all'inizio di questa puntata, però me lo dici adesso? Sinceramente non lo so. Vabbè, non rinunciare a niente, no, va bene così, no, va bene. Grazie a Fabio Troiano, grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Grazie a voi. E adesso una sorprendente storia vera. Nel 1982 i fratelli Michele e Gianni Bugli, per esaudire un desiderio del genitore, decisero di partire, pensate, insieme al padre malato in roulotte, facendogli credere di essere arrivati a Parigi, ma in realtà non si erano mai mossi dal loro potere. Questa storia viene raccontata oggi da Leonardo Pieraccioni nel suo nuovo film Il padre Nino Frassica. I figli sono Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua, una storia appunto che parla di genitori, di figli, di famiglia, ma anche di come non sia mai troppo tardi per tentare, per provare a parlarsi davvero. Sentite. Questo vecchio padre, proprio che non ci vede. Hai tante buone qualità. Dimmene una. Che? Il babbo ha fatto una carezza a Bernardo e si sarà pulita la tua faccia dopo essersi soffiata il naso. C'è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme e non l'abbiamo fatta. E ti ha parlato di Parigi. Questa volta, Leonardo, insomma, tu hai sempre avuto un'attenzione anche al cuore dei personaggi, cioè sempre con una grande ironia, divertimento e, diciamo, anche delle battute fulminanti. Però questa volta mi sembra che ti sei concentrato molto sugli affetti, sulla famiglia, no? Su una sai, cosa... allora, tutto ha una sua età. Sì. È chiaro che a 29 anni, a 28 anni, quando ho scritto Giovanni Veronesi Laureati, avevamo un punto interrogativo, ma questi trentenni diventeranno uomini oppure no? Poi ho raccontato i quarantenni alle prese con il punto interrogativo, incontravano queste bellissime donne, ma arrivando a casa, chiudendo la porta, c'era un e vissero felici e contenti o e vissero felici e contenti punto interrogativo. Spesso e volentieri il punto interrogativo è diventato un punto esclamativo, e cioè no. Alla soglia dei 60 anni mi è piaciuto raccontare questa storia, che era un cassetto da 14 anni, perché si inizia veramente a chiedersi: mai non detti con i parenti, io li ho slegati e li ho raccontati, oppure sono rimaste delle cose di traverso? Ecco che a 60 anni incomincio, con una figlia di 13, a avere questo tipo di atteggiamento e la volontà di raccontare delle storie che stanno bene all'età che ho adesso. Viaggio tutti insieme a Parigi? Jackpot, tu la di, il viaggio ammazza rimpianti. Che vuoi essere mandata a fanculo un francese con i sottotitoli in italiano o un italiano con i sottotitoli in francese? Pourquoi? Ma pourquoi la maiala e Thomas, povera donna? Non tu lo vedi in che condizioni è? Ma questo non è l'ultimo desiderio.
Questa è l'ultima sigaretta di un condannato. Bellissimo titolo, pare parecchio Parigi. Allora, però, c'è una cosa, questa è una storia vera. E tu dicevi, Leonardo, appunto, che è ispirata e dedicata anche a queste persone, a questa famiglia che realmente l'ha vissuta, e a tutti i sognatori, che mi sembra una cosa bellissima. Ma questa. Sì, perché bisogna assolutamente essere dei sognatori, come lo sono stati questi due fratelli e della storia vera con il padre, come lo sono i tre fratelli. Bisogna a un certo punto lasciare andarsi e cercare assolutamente di sposare in qualche modo la fantasia tout court, proprio a 360 gradi. Quando mi raccontarono la storia, la cosa che mi ha subito acceso era questo moto di affetto scellerato da Armata Brancaleone, dell'amore più assoluto, più anche scivoloso, perché questi tre fratelli non sanno mai quanto possano osare. Arrivano alle Dolomiti ma fa caldo, arrivano alla dogana ma ci sono questi tre attori che sono tre matti, anche loro ancora più dei fratelli, perché ci credono talmente tanto che gli fanno una multa vera. Dogana! Ah sì? Sì. Allora, ragazzi, bravissimi, anche troppo, scenografia eccezionale, a parte attenzione, un po' troppo audace. Attenzione! Sì, comunque. Attenzione. Allora, io gli ho detto che sono venuto a darvi i documenti, così il noi documento. Ora... No, non salite. Nino, ma te lo immaginavi fare il papà di Leonardo? Abbiamo fatto un trucco speciale, addirittura... Nei capelli mettono il colluttore, cioè, mettevano una crema bianca, una cosa, ma no, io intanto, siccome stavo girando Don Matteo, avevo i baffi, ecco. Con una pinta pelle mi coprivano i baffi perché non si potevano vedere. E comunque è stato il trucco, e poi farlo stanco in quel modo, poi c'era un caldo terribile in quel periodo. Quindi quella stanchezza del caldo mi ha aiutato pure molto. Piccola sosta d'osta! Bella osta! Oh, eccoli in scena! Ma che bellezza! Ma quelli che sono due animali? Stambecchi! Babbo, bravo! Invece Chiara, sorella di Leonardo, questo ci sta un po' di più, insomma, no? O no? Guarda, io la sorella di Leonardo la rifarei 100, 105, 106 volte, perché è stata... io credo che in realtà noi si sia davvero separati alla nascita. Ah, sì. Anche nel prosieguo, cioè abbiamo veramente la stessa visione della vita, ci piacciono le stesse cose, abbiamo, probabilmente anche perché siamo toscani, lo stesso sarcasmo, l'essere così amaramente veri. E quindi è stata una gioia totale con Giulia. Ecco, sono veramente dei fratelli veri, non sono personaggi, sono persone. La storia è vera, ma anche la modalità con la quale abbiamo colorato questi personaggi fa sì che siano profondamente delle persone. Io sarò anche maestra certificata di minchiate, ma voi siete magnifici rettori. Giovannina, ma perché? Scusa, ma facciamolo questo viaggio. Ci sa tutto qui intorno al maneggio, ci sa tutto. Voglio dire, ci si ferma? Ci sa un'area di servizio, ci sa delle aiuole, ci sa le montagne. Ma quale montagne? Siamo a Sesto Fiorentino. Sognatori lo siete? Sì. Sognatori, voi. Beh, se non si farebbe i saltimbanchi da quando ci sapeva 7 anni, è ovvio, chiaro. Nino. La canzone di Pippino di Capri, Sognatore, è la mia... È quella, è l'inno, va bene, è l'inno. Tra quanto siamo a Bologna? 20-25 minuti. E io poi sono convinto che c'è, io la chiamo, e secondo me è una cosa molto positiva, la pieraccitudine, perché è come quando diciamo la vatitaccio, cioè il tocco comunque di Pieraccioni, no? Allora, c'è, non c'è, qual è? Facciamo un po' la hit parade anche delle cose che ha fatto Leonardo, che voi preferite, insomma. A me piacciono le controscene di Leonardo, cioè? Nel senso, spiega, le controscene, spiega. Anche i momenti nei quali lui non parla, quindi si esprime, secondo me, sono le scene che maggiormente ti parlano, che fanno sì che un attore maggiormente parli, e le sue espressioni, la modalità con la quale interagisce sono una sua cifra precisa, e io le ho sempre guardate fin da quando ero piccina, perché, e adesso mi capita molte volte di restituirle in maniera anche inconscia. Allora, ora facciamo la prima lezione, questa, va bene? Ok? Poi dopo facciamo questa, quella più breve. No, vieni qua, perché te sti gioco. Ma mi fate qualche esempio dei classici, di Pieraccioni, insomma, dei film indimenticabili classici. Che voi preferite? Beh, insomma, quelli che ci restano nel cuore, no? Non... Questo sicuramente, va bene. Per me è il ciclone, però sì. Anche gli altri.
Chiara? No, vabbè, il Cielone, io sono andata con la mia mamma a vederlo 3 volte. O Selvaggina, a me quella battuta, ma poi quando ripete le cose molte volte, oppure quando sembra che debba dire qualcosa e poi si allontana e va via e lo dice espressamente soltanto con gli occhi. Birivi! Oh! Ovvio, che ci fa? Si chiede conto? È Pieraccione, insomma, è un alfabeto. È il clown bianco, io vivo di emozioni riflesse. Accanto ci ho sempre avuto dei fuoriclasse, della comicità, Papaleo, Ceccherini, tutti quelli che hanno sicuramente la password della comicità diretta. Io ho una sorta di cintura di castità invece per quanto riguarda la comicità accesa e vivo sicuramente di riflesso a quello che il clown Augusto fa. Il clown Augusto arriva, fa così e butta in terra il cappellone bianco con la lacrimona del clown bianco, che con la sua espressione chiaramente fa capire gli equilibri distanti tra i due. L'ultima controllatina, la pressione delle gomme, si va. Allora, volevo fare un annuncio. Le mie amate sorelle, la Bevilacqua e la Francini, hanno finito il film! Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci e come sempre lo facciamo con il cinema, perché torna su grande schermo a 45 anni dalla sua uscita un film indimenticabile, Il Cacciatore, diretto da Michael Cimino. C'è un'immagine che viene subito in mente di questo film ed è quella del manifesto, la sequenza della pistola della roulette russa con Robert De Niro. Grande cast, appunto De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, e il film si concentra sulle vite di 3 amici che si intrecciano con le conseguenze drammatiche del conflitto in Vietnam. La pellicola, quando uscì, fece incerta di Oscar, ebbe un enorme successo, ma è molto attuale anche oggi perché ci fa riflettere sull'insensatezza della guerra. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.